27 bambini sono morti a San Giuliano e la colpa è stata data al terremoto. 8 ragazzi sono morti nella casa dello studente all'Aquila. Vito è morto nella sua aula. Andrea Macri è rimasto su una sedia a rotelle. Chi sarà il prossimo? Evitiamo gesti scaramantici e cambiamo sistema. Ricordatevi che la scuola è un diritto, ma anche la vita, e nessuno deve togliercela. Punto. Siamo qui per Vito e per tutti gli studenti. Oggi pomeriggio incontrerò il ministro, proprio oggi. Non è una giornata dove avevo voglia di partire, ma forse è un segno. E dirò al ministro di portare avanti la nostra proposta dell'8 per 1000 e di essere invitata al Parlamento a chiederlo a tutti i parlamentari. Vorrei fargli toccare, sfiorare il dolore che noi genitori abbiamo quando perdiamo un figlio a scuola. Forse riusciamo ad arrivare al loro cuore. Oggi dovevamo essere qui, perché abbiamo lo stesso comune denominatore, il dolore, il lutto, la perdita di un proprio figlio in una struttura scolastica. Siamo qui ancora per denunciare che non può un paese civile permettersi di uccidere i propri figli in una scuola. Noi siamo qui oggi per ricordare Vito, ma per dire a Vito che la sua morte non è una morte invano. Noi oggi lanceremo un corso di formazione che faremo con gli studenti di tutte le scuole superiori di Torino e provincia, di formazione per le rappresentanze studentesche, affinché i rappresentanti delle scuole si prendano a cuore la loro scuola e in particolare la sicurezza dei propri spazi. Una grande quantità delle strutture italiane, quindi incluse le scuole, sono molto vulnerabili al sisma perché non si è mai fatta prevenzione. Almeno il 70% degli edifici italiani non sono in grado di reggere il terremoto a cui potrebbero venire soggetti. Le province stanno insistendo per avere una risposta. Le risposte da dare sono due. Una per quanto riguarda il patto di stabilità, che come ieri i sindaci l'hanno definito sembra un patto di imbecillità, perché non è possibile non poter spendere nemmeno i soldi che si hanno. L'altra è quella di sbloccare i fondi che il CIP aveva già deliberato nel 2010 e che stiamo ancora aspettando per lavori che erano già urgenti per la scuola. Bisogna lottare, bisogna continuare ad impegnarsi, perché ci dicono che non ci sono i soldi. I soldi ci sono, per definizione, sempre. È la politica che decide dove prenderli e come spenderli. Noi abbiamo fatto questa proposta molto concreta e molto semplice, quasi banale, un modo per demolire gli alibi e per rendere difficile dirci di no, e ciò nonostante continuano a dirci di no. La senatrice Bastico ha fatto quello che si era impegnata a fare, la nostra proposta è diventata disegno di legge, depositato in Senato. Per adesso pare che non ci siano margini, non ci siano prospettive. Se questa legge di stabilità non prenderà provvedimenti concreti e chiari nei confronti della sicurezza nelle scuole, sarà l'ennesima occasione persa, ma non per l'edilizia scolastica, per questo paese e per la credibilità delle istituzioni e per la credibilità di questa classe dirigente.